Ciao a tutti e bentornati a questa nuovissima parte della demo di Rubino Omega Zaffiro Alfa, demo speciale. Ok, allora, aspetta, ecco, facciamo così, perfetto. Allora, bene, questo sarà un video come l'altra volta, il computer non mi è ancora tornato, quindi il montaggio sarà scrauso e tutto quanto. Non penso ci sarà perché, come vedete, sarà solo gameplay questa volta, perché le mie opinioni le ho già date. Quindi andiamo avanti. Allora, la demo, come abbiamo visto l'altra volta, non si concludeva con lo scorso gameplay, quindi andiamo avanti anche oggi. Ciao Orlando, sono felice di rivederti, ho aggiunto altri Pokémon alla tua squadra. In questo modo le lotte che affronterai saranno ancora più entusiasmanti, ti aspetto con tante avventure divertenti e emozionanti, fammi sapere quando hai voglia di partire nuovamente all'avventura. Perfetto, allora, vediamo allora i nuovissimi Pokémon. Allora, vabbè, ma grazie, cioè no, questo lo faccio vedere. Abbiamo anche, ecco qua, pezzo di, che è Gladys, Sceptile, Blaziken e Swampert. Quindi abbiamo tutti e tre gli starter più il Glalie che abbiamo catturato l'altra volta. E tutti con la Mega Pietra, aspetta, non ho visto, allora vediamo un po'. Allora, questo qui è Glalie. Questo è Sceptile, che ha la Sceptilite, Blazikenite e Swamperite, perfetto. Allora, beh, io voglio provare subito Swampert nella prima volta che mi capita, quindi io lo metto dentro. Allora, cosa si può fare? Vediamo se si può fare qualcosa adesso. Riesploro un attimo la città e la costa anche. Faccio qualcosa, non c'è una, c'è una minchia. Allora. Vediamo, no, non c'è, c'è proprio un cacchio, vediamo. Surf non lo posso fare, quindi non vedremo animazioni di surf. L'altra volta abbiamo visto che tutte le case erano chiuse, anche tutti quelli con cui parlavamo non ci dicevano niente. Vediamo se faccio un rapido giro per vedere se anche stavolta è così. Allora, sì, di qua c'era un bulletto, tipo su di qui. Sì, Rocco, il tipo che vive in questa casa, ok. Vabbè, allora io direi di bando alle ciance, andiamo direttamente con la nuova missione e via. Allora, non sei pronto a dire per una nuova? Andiamo, voglio vedere i miei regali. Voglio inviare un mio regalo, non ho più voglia di giocare ancora un momento. Oddio, scusa, cos'è voglio vedere i miei regali? Ah, posso trasferire i gladi, sarà un amico fidato, ti accompagnerà molto all'avventura. Con l'informazione? No. Allora, vediamo cosa posso... Voglio inviare un regalo o no? Allora... No, scusa, ho sbagliato. Rocco, perdonami. Allora, Orlando, andiamo. E qui è l'altro che stanno facendo un allenamento speciale su Misoa, quindi ci vorrei che gli aiutassi lottando con loro. Beh, andiamo allora. Ah, su Latias siamo questa volta. Beh, ok. Questa volta siamo su Latias. Benissimo. Vogliamo verso nuove avventure. Eccoci qua. Questi allenatori hanno bisogno di uno sfidante per il loro allenamento speciale. Conto su di te, Orlando. Quando i sguardi si incrociano inizio la lotta. Ok. Allora, ecco qua, un'allenatrice. Dai, non mi vede. Non mi vede, non mi... porca troia. Ti mostrerò di cosa sono capace. Ho seguito l'allenamento speciale con Rudy, capo palestra di Bluruvia. Quindi questa sarà una lottatrice, immagino, come allenatrice. Infatti, che figo, col calcio in volo, benissimo, ancora non sono animati sti spray di merda! Arriviamo! Bene, vediamo, vediamo. Allora, Swampert, ecco. Voglio proprio testare la mega evoluzione di Swampert. Allora, quindi facciamo mega evoluzione e voglio vedere com'è idrocannone. Va, proviamo. Power Ranger, go! Vediamo, vediamo un po' com'è Mega Swampert, perché eccolo qua com'è pompato Mega Swampert, ma che bicipiti, che braccia Mega Swampert, fra l'altro che The Rock. Il drocannone è carino, dai, sembra il laser del Metal Gear Ray. Vita al tiro, mi fa abbastanza poco, io devo ricaricarmi. E usa ancora vita al tiro, mi farei ancora non così tanto. Oddio, mi ha fatto di più di prima. Che abilità ha Mega Swampert? Che la voglio... Allora, info. Ha
Nuoto velox, quindi se piove mi raddoppia la velocità. Le statistiche, adesso le faccio vedere un attimo, sono queste che mi trovo di Mega Swampert. Attacco 120, quindi bello, bello alto, 91-80-91, quindi è lento, ma ha delle buone difese e anche un buonissimo attacco, quindi direi che con questo Pokémon spazziamo i culi proprio alla grande. Allora sì, mettiamo KO questo Ariyama con Pantano Cascata. Visto che abbiamo anche più attacco, di attacco speciale. Ecco, arriviamo nemico, non ha più energie. Beh, direi che Mega Swampert, molti lo criticano perché era proprio un, non era altro che un Pokémon con gli steroidi, ma secondo me è un bel Pokémon. Potrei sceglierlo per la mia avventura, diciamo, non sarebbe... Blaziken non lo prenderò perché sinceramente, cioè, sappiamo già tutto della sua mega evoluzione, non sarebbe neanche così... non ci sarebbe nemmeno la novità di voler provare. Io intanto metto Glalie all'inizio perché voglio provare la sua di mega evoluzione adesso. Vediamo. Cos'è quello? Cos'è? Cos'è? Oddio. Boh, io vado, eh. Deve essere un nuovo meccanismo di incontri, probabilmente. Cioè, era infatti un Pelipper che abbiamo trovato in questa maniera. Interessante, si vede che si possono incontrare Pokémon anche in questa maniera. Allora, vediamo un po' la mega evoluzione di Glalie, che è quella un po' più misteriosa, diciamo. Allora, e poi utilizziamo Alito Gelido. Vediamo, la Glalie di pezzo di merda, perché è pezzo di merda veramente. Ah, tra l'altro, questo l'ho scritto anche nei commenti, ma nel video scorso mi ero, praticamente non so perché, mi ero dimenticato, mentre combattevo Glalie con Mega Sceptile, che Mega Sceptile fosse anche di tipo drago, quindi ecco perché mi moriva sempre. L'aveva fatto notare un mio iscritto, o comunque uno che ha commentato, e effettivamente ho detto, cazzo, mi sento un deficiente, cioè a non averci pensato, però era quello. Ok, chiudiamo la parentesi. Allora, qui c'è un'altra... Ehi, ciao. No, Pokémon selvatico. Vediamo, vediamo. Un Absol, oh però. Tutti, anche Absol si può mega evolvere, non credo ci sia pressione di Absol, ok. Allora, ma io proverei quasi a catturarlo, dai, vediamo. Provo a usare bot in testa, vediamo che cazzo gli fa. Sempre mega evoluzione, perché questo Mega Glalie che sembra praticamente la bocca del gigante colossale di dell'attacco dei giganti. Allora, l'ho ammazzato, perfetto, quindi non lo catturo. E vabbè, ok, andiamo avanti. Andiamo da questa allenatrice qui. Ehi tu, mi fuma il cervello a forza di pensare, voglio solo lottare. Va bene, combatti. Combatti, combatti. Dorin, combat girl. Manda in campo Meditite. Perfetto, un Pokémon base, ho sputato sullo schermo, come il mio solito. Allora, mega evoluzione e proviamo Geodenti, va, vediamo. Regali di pezzo di merda. Allora, pom! Benissimo. E levita anche più in alto, cioè è strana questa roba, non capisco perché, ma a quanto pare può fluttuare più in alto del terreno, Mega Glalie. Va bene, non c'è problema. Ok. Ma hanno tutti un solo Pokémon, cioè, ma che gusto c'è? Dai, io voglio lotte avvincenti, su. Allora, vabbè, ok. Ah, Pokémon selvatici di merda! Vediamo che è sempre un Pelipper, ma io direi che scappiamo e basta. Quindi, vabbè, le mega evoluzioni che volevo provare le ho provate tutte. Ah, sì, beh, Mega Blaziken, ma sappiamo tutti esattamente già com'è. Però, vabbè, proviamo un attimo, dai, vediamo un po'. Poverino, se no si sente escluso. Ecco qua, ho messo al primo posto. E andiamo. Ah, si arrampica da solo, vedete. Io do giù, non sto più premendo tasti, ma sta andando da solo. Quindi non si può decidere di fermare l'arrampicata a metà o cazzate del genere. Perfetto. Cioè, perfetto, vabbè. Ok. E tu chi sei? Non osare snobbarmi, te ne pentirai. Sono venuto apposta incontro per non snobbarti e te la prendi con me. Beh, grazie. Angelina Combat Girl. Angelina Jolie.
Ancora questa Riyama. Vai Blaziken. Un pollo! Primo incendio che non ho mai visto l'animazione di incendio com'è. Power Ranger Dino Thunder! Go! Trasformazione Megamorfosi! Ecco Mega Blaziken, vabbè che tutti sappiamo già com'è fatto. Benissimo Mega Blaziken. Niente da dire. Incendio, vediamo com'è. Carina l'animazione. Non gli ho fatto un cazzo, ma va bene. Aia. Acceleratore, aumentare velocità, giusto. Come ho già detto l'altra volta, mi piacciono tantissimo le... come si chiamano? Le cose che escono qui, vedete, questo qui dell'acceleratore, come esce, mi piace tantissimo. Facciamo doppio calcio, va, vediamo come se la cava. Un attacco di pallotta fisico. Oh. Dai che va KO, sì! Bene, colpi fitti 2, la Riyama, solite balle, ok. Va bene, ok. Bene, proseguiamo. Complimenti, sconfitto tutti gli allenatori. Bene, torniamo a Verde Azzupoli. Ah, tutto qui questa volta. Ok, sempre su Latias stavolta. E ce ne torniamo a Verde Azzupoli. Bene, non c'è problema. Quindi mi sa che è finita. Sono orgoglioso di te. E ora di saltarci un momento, sono sicuro che ci rincontreremo presto. Ah, beh, questa missione è stata abbastanza breve. C'è ancora il trailer, perfetto. Tutto fa presagire che Pokémon Rubino Mega e Zaffiro Alpha saranno dei giochi proprio della Madonna, con molta libertà d'azione, molte cose in più rispetto a X e Y, prese direttamente dai vecchi giochi, quindi da Rubino e Zaffiro. È completato la seconda avventura. A Verde Azzurro è arrivato un curioso trio. Scopri chi sono quei tizi. Beh, vediamo, il video sta durando 12 minuti, presso poco, quasi 13, e io direi di aggiungerci anche quest'altra missione, dai, non finiamolo qui, andiamo avanti con l'ultima missione, quindi Pokémon, schermata del titolo, noi la saltiamo, a pie pari proprio. Bene, dai, io avevo, diciamo, il sospetto che dopo la prima missione sarebbero state tutte così, ma ci continueremo la terza, ma a quanto pare non è così. Benissimo, allora vediamo se... Devo far vedere chi è questo trio. Scusate, io nella borsa. Non ho che io so degli strumenti base, no, solo mega bracciale. Ho 3 proporzioni, 3 cure totali. Non ho MT, non ho bacche, non ho Pokéball. Perfetto, quindi non ne posso catturare manco mezzo di Pokémon. Allora vediamo. Questa volta voglio continuare a combattere con il mio Sceptile. Ok. Vediamo se il trio è visibile qui. Ma... boh, lo vediamo. Quindi qui non c'è. Centro Pokémon non si può entrare. Negli edifici non se ne parla. Ecco qua! È questo il trio. Timid rapitudine di lui si vuole la pressione per sparpagliarsi. Chissà se qua è... Tu? Ah, ok, non posso comunque fare niente perché non c'è il capo. Allora forse devo proprio parlare con... Forse devo proprio parlare con Rocco, vediamo. Vediamo se nel centro spaziale c'è qualcosa di diverso. No, tu sei un marinaio dall'altra volta. Te sei la tipa dall'altra volta. Questa è la casa dell'altra volta. Questo è il vecchio dell'altra volta. Questo è il centro spaziale dell'altra volta. No, non c'è nulla di nuovo a quanto pare. Quindi io direi che andiamo a parlare con Rocco e vediamo. Io sinceramente mi piacerebbe affrontare i capi del Team Hydro e Team Magma per le mega evoluzioni più che altro. Vediamo questo. Ah, niente, questo non ci dice niente. Qua non c'è niente. Bene, quindi
Andiamo subito da Rocco Tarocco, il porno attore. Andiamo. Rocco! Ciao, eccomi! Sei pronto a partire per una nuova avventura? Andiamo! Sembra che qualcuno si sia perso su un'isola qui vicino, non c'è un papello urlando conto su di te. Vediamo. Adesso siamo su Latios ancora, quindi mi sa che si eternano a questo punto, perché non vedo veramente altra spiegazione. Ok. Isola qui vicino, vediamo di cosa si tratta. Qualcuno si è perso per sparare l'isola e corre in suo aiuto. Trova e assicurati che stia bene. Ah, quindi tu non fai un cazzo. Va bene. Vado io. La stessa isola dell'altra volta. Credo sia l'isola identica che abbiamo fatto anche nella missione precedente, ma vabbè. Proviamoci lo stesso. Allora. Devo ricordarmi che diventi anche drago adesso, non devi evitare altre figure di merda nei video. Vai Mega Sceptile, che combatti col culo, perché veramente combatti, guarda, puff, ti do il culo, con l'albero di Natale sulla coda, però poi ti giri quando devi attaccare, quindi questa cosa me la devi un po' spiegare. Sembra, non so se avete presente, ma in Final Fantasy X2 c'era l'amica di Yuna che si chiama Pain, che appunto... Va bene, ok. Comunque c'è quella, una tipa che si chiama Pain, che combatte proprio dando la schiena all'avversario, esattamente come Mega Sceptile, che combatte con la spada, questa Pain. Vabbè. Oh, Slakoth! Wow. Slakoth 29, beh, difficile capire chi potrebbe vincere. Mega evoluzione Fendifoglia. Ormai è il pattern classico. Anche se credo che Mega Sceptile aumenti l'attacco speciale e non l'attacco. Però vabbè, contro uno Slakoth dovrebbe bastare lo stesso. Reagisce poco anche al dolore. Quando muore già per terra, quindi manco si alza, ok. Bene, sconfitto Elegantone. Che altro entusiasmante, grazie. Beh, se ti sei entusiasmato per così poco, tu c'hai dei grossi problemi. No, non c'è niente. Questa roccia non si può interagire. Ah, pagamo selvatici a manetta. Chissà se si possono incontrare Shiny in questa demo, ne dubito fortemente, ma non si sa mai. A meno che quelli già programmati come il Metagross di Rocco, però vabbè. Proviamo a usare un Fendifoglia senza Mega Evoluzione, vedere come se la cava. No, non lo ammazzo per poco, vabbè. Lacerazione. Facciamo schianto, vediamo com'è. Ah, è così schianto. Che schifo. Ok, vabbè, niente. Continuiamo. Andiamo avanti. Dobbiamo trovare chi si è perso. Sarà mica qui sopra? Ma chi lo sa, non sarà mica quello lì. Combatto con te! Un altro elegantone. Che non vedo l'ora di fare la figura del coglione. Con i suoi Pokémon. Gabriele elegantone. Ma nel campo Linone. Linun, o Linone, non so come si pronuncia, dico Linone, come Gogle. Allora vai Sceptile, voglio che adesso tu ti mega... No, ho sbagliato. Voglio che adesso tu ti mega evolvi e usi Radicalbero. Go! Yeah, mega Dilophosauro. Sceptile si evolve in Mega Sceptile. Usa Radicalbero. Spababam! E muore tra atroci sofferenze, striturato da alcune liane assassine. No, radici assassine. Gabriele Elegantone ha perso. Come ha fatto a perdere? C'hai un Pokémon e fa pure schifo, quindi vabbè, mi farei due domande. Ma vabbè, ok. Ehi tu. Oh, sei venuto a cercarmi, grazie. Grazie mille. Ok, bravo, missione compiuta. Che sollievo, ora possiamo tornare a Verde Azzupoli. E
già finita un'altra missione, ma cacchio. Va bene. No, vabbè, per adesso sinceramente mi aspettavo delle missioni un po' più entusiasmanti per una demo, ma vabbè, non credo manchi molto da vedere, sinceramente. Adesso ci sono sicuro che ci rincontreremo presto, quindi ancora non è finito. Va bene. E qui abbiamo ancora il trailer. Ok, va bene. Io però vorrei affrontare qualche avversario degno. Qualche avversario che mi faccia un po' sudare. Ah, comunque chissà se anche in questo gioco si potrà cambiare d'abito. Perché vabbè qua... Ok, andiamo avanti. Hai completato la terza avventura. Ora puoi inviare delle Pokéball tramite il Pokémon Link. Vabbè, ok. Salvataggio in corso, salvataggio completato. Allora, siamo a 20-21 minuti circa e io direi che andiamo avanti, basta, oggi voglio essere generoso, ci facciamo tre missioni della demo. 59, la quarta volta, vero, festeggiare, voglio regalarti una Pokéball. Ok. Potrei però inviare la versione completa tramite Pokélink. Ok, vediamo se è successo qualcosa di diverso a quelli del Team Hydro. Ma che cazzo? Cosa cazzo? Dice di rimanere in questa città e di entrare in sub. Ma poi non sarà un semplice nuotatore. Capisco, vi auguro buona fortuna. Allora ho deciso di tornare a... Kalos a nuoto, perfetto. Quindi, allora, o vuol dire che Kalos e Ön sono vicinissime, perché uno stronzo come te ci possa arrivare a nuoto, o vuol dire che tu sei un deficiente, un decelebrato. Ah, tra parentesi, che belli gli alberi che c'erano anche comunque nella terza generazione, non erano così fighi. Vediamo se si può andare di qua. No, non si può. Beh, non c'è una via per andare dall'altra parte di là, no, c'è solo per andare di qui. E vabbè, però comunque sono bellissimi, li hanno resi veramente molto bene dalle loro controparti, quindi complimenti. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo in città. Tu sei ancora lo stesso, tu idem. Qui non si può entrare, il capo palestra non ti fanno entrare ancora, scommetto. Questo qua è il fratello che deve andare a Soda Rosa. Vediamo, centro spaziale. Allora, qua? No, manco. Andiamo di qui. Allora, qui c'è sempre quello del professor Cosby, Bill Cosby. Niente, noi proseguiamo e ci giochiamo un'altra avventura. No, scusate, stavo tentando di vedere se il touchscreen rispondesse qualche cosa, cioè si poteva modificare tipo la sezione delle notizie, tipo che è questa che vi faccio vedere, cioè il notiziario Pokémon, ma se io tocco sopra non succede niente. No, questo non è stato... vabbè, credo sia per caso, no, boh, non lo so, no. Comunque non serve a niente e quindi ce ne freghiamo. Andiamo da Rocco Papaleo. Sì, andiamo. Sto andando a cercare un Pokémon che vive su un'isola qui vicino e vorrei che mi aiutassi. Quindi un'altra missione diversa, ma scommetto che l'isola è la medesima e devo solo trovare un Pokémon. Quindi penso che... no, potrò catturarlo, non ne ho idea, sinceramente. Adesso vediamo come funziona questa missioncina. Sono un po' raffreddato, quindi abbiate pazienza se ogni tanto tossisco e tiro su col naso. Cosa che ha detto? Forza, vai a cercare Pocino, non so dove possa essere, ma quei buchi in mezzo all'erba alta sembrano quanto sospetti. Allenatrice! Mi hanno chiesto di dare il massimo nella sfida con te. Preparati, non userò alcun riguardo. Ci stiamo cagando sotto proprio. Che cos'è questa? Una fanta allenatrice. Ottimo, il costume della fanta allenatrice è bellissimo. Loudred, oh, un Pokémon al secondo stadio, finalmente qualcosa di un po' più serio. Avanti, pezzo di merda.
Allora, Greli, Mega Evoluzione e Arito Gelido. Mega Greli in azione! Yeah! Praticamente Mega Evolviti aprendo la bocca! Bravissimo! Ah, che ti spunta anche un corno in testa, è vero, hai ragione, scusa, me ne dimentico. Arito Gelido, brutto colpo assicurato, KO assicurato. Benissimo. Pazzo Bello riceve 810 punti. Ma sbaglio, vengono resettati i punti e esperienza accumulati? Vabbè, chi se ne frega. Tanto non è che devo fare level up o allenamento su qui. Di qua non c'è nessuno. Bene, allora diceva i buchi in mezzo all'erba. Vabbè, prima affrontiamo questa allenatrice qui. Ehi tu! Più forte la difesa, più posso usare nell'attacco. Ho già sentita questa frase, forse la diceva già un allenatore in qualche gioco, perché non mi è nuova. Absol! Dai, Mega Volvido, che voglio una lotta piena di grinta, di azione, di colpi di scena. Ma tanto lo so che non lo Mega Volvido, sei un bastardo. Noi siamo giovedenti. Infatti. Ecco, la malattia si fa sentire. Pezzo di merda, si evolve in mega pezzo di merda. Gnam! Con la bocca che mi ritrovo. Non l'ho ucciso. E lui usa provocazione, la mossa più intelligente della battaglia proprio. E noi facciamo botte in testa e via. Anche perché se do una botta in testa con la mia testa ti faccio un buco che muori praticamente dissanguato nel giro di un minuto. Pezzo di merda riceve 1047, sconfitto Carina. La difesa non è stata abbastanza solida, quindi non l'ho potuto usare nell'attacco. Maledizione. Allora, i buchi nell'erba. Vediamo. Piano piano, fate silenzio. Eccolo! Il Pocena, ho trovato Pocena! Yeah! Basta, è finita la missione. Se riuscite a trovare Pocena, ora possiamo tornare a Verde Azzupoli. Su Latias. Va bene. Però, cavolo, che missioni un po' vuote queste qui, eh? Cioè, giusto per... a questo punto non è che ha molto senso giocare continuamente. Sono sicuro che ci incontreremo presto. Sì, le solite cagate. Qua la telecamera non mette a fuoco. Ecco. Va bene, trailer solito. Ok. Va bene, va bene, va bene. Abbiamo fatto quindi 3 missioni in mezz'ora, quindi la giocabilità comunque diciamo che rimane abbastanza lunga per essere una demo, ma ahimè rimane abbastanza monotona. È completata la quarta avventura, Verde Zuppo è arrivata una faccia nuova. Chi sarà? Metti a fuoco la scritta, dai. Niente, non mette a fuoco niente. Comunque c'è scritto a Verde Azzupoli. È arrivata una nuova faccia. Chi sarà? Ma, boh, chi lo sa. Bene, direi che per questa volta ci possiamo anche fermare qui. Abbiamo fatto 3 missioni. E la prossima volta è arrivata una faccia nuova. Sarà, spero, uno dei capi del team Hydro, team Magma da affrontare, perché sinceramente di queste missioncine qua mi sono già rotto le palle. Comunque resta una demo speciale, comunque ricca. Vi ho fatto l'esempio l'altra volta della demo di X e Y, e effettivamente questa come demo in confronto a quella di X e Y è un gioco completo in pratica, cioè, quindi dà un po' più di soddisfazioni. Che dire, per questa volta è tutto, ci vediamo nel prossimo video con il walkthrough delle prossime missioni, quindi da Matti Ammazzo, ciao a tutti!